Bene, quanto sei alta? 1 metro sicuro. Ma che cosa ci facciamo col metro da muratore che abbiamo visto anche prima? Tu me lo devi dire. Allora, questo metro da muratore misura centimetri, no? Sì, qua 1 metro. Arrivando a 100, 100 centimetri sono 1 metro, quindi praticamente qua. Allora, all'altezza di 1 metro, noi vogliamo vedere se Galileo aveva ragione. Ma come dici non da Galileo? Allora, devo disturbare Galileo, perché questo è un esperimento di tipo scientifico che verifica. Loro hanno fatto degli esperimenti di laboratorio. Quindi osservano, anche questo è un esperimento di laboratorio, in cui i materiali utilizzati sono questo metro, il cronometro e qualcosa da far cadere. Quindi ad esempio prendiamo un foglio di carta e lo, come si dice, appallottoliamo, giusto? Qualcosa fa cadere? Sì. Questo foglietto Ah, appallottolato. ok, lo devo prendere. Sì. Dammi il comando, io cosa ne so. Allora, benissimo. Ma questo è più di... Stai mettendo a più di 1 metro. No, 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 qui è 1 metro. No, quello è 1,20 m. Oddio, è cresciuto. No, non è cresciuto. Era sempre 1 metro. Ok. Allora, quindi, all'altezza di 1 metro, quindi il metro deve cercare di stare dritto, quantomeno. Dritto, diciamo. Mazzate, ho 1 metro, lo faccio compresa la panza. Hai Sì, visto? diciamo che 1 metro stai Oh. sopra la pancia, benissimo. Allora, da 1 metro facciamo cadere il fogliettino di carta al mio via. Io gestirò Scatenate l'inferno. il cronometro e cadrà questa piccola palletta di carta più che inferno. Allora, pronti? Cerco di prendere tutto così si verificherà anche la caduta. Pronti, partenza, via. Allora, io ho stoppato in 0,93 centesimi. Già vi dirò che forse ho stoppato un po' tardi. Adesso però questo dato ce lo scriviamo. Quindi diciamo che all'altezza di 1 metro, 1 metro, il tempo per impiegato a cadere è di 0,93 secondi. E adesso proviamo a 2 metri. 2 metri. Ci arriva l'acqua? Sì, ci arriva giusto giusto. Veramente? Sì. Sì. Allora, adesso dovresti far cadere il foglietto di la pallina di carta dall'altezza di 2 metri. Ce la puoi fare? Allora, Aspetta, magari ci possiamo anche scambiare in questo caso. va Va bene, bene? sì. Perfetto. Quindi da 2 metri di altezza lasceremo cadere la pallina fino a terra. Ora vorrei inquadrare tutto, quindi mi devo Ma semplicemente... secondo me se sbagliamo di qualche nanominuto, un secondo non succede niente. E chi lo sa, Galileo era tanto preciso. Allora, pronti, partenza, via. 1 secondo e 35, e già ti dirò che forse l'errore c'è. Adesso scriviamo la formula di Galileo e verifichiamo se abbiamo rispettato la formula. Galileo Figaro. Allora, 1 secondo e 35 Allora, questo lo prendo centesimi. io perché non penso che tu sia poliedrico, solo le donne lo sono. Quindi qui.
Allora, queste sono le nostre misure. Galileo ha scritto che il tempo di caduta è uguale, quindi ripassiamo la trasformazione di una frase in italiano in formule, è uguale alla radice del rapporto del doppio dell'altezza, l'altezza la indichiamo con la H, che è la stessa lettera che usiamo per le ore, quindi non confondetevi, 2, il doppio dell'altezza, il rapporto tra il doppio dell'altezza e l'accelerazione di gravità. Allora, che non è l'accelerazione di gravidanza, non me lo fate sentire più. Ma chi l'ha detta questa cosa, un bambino? Sì, è la privacy. Ah, boh, la privacy, cioè, ormai non esiste più. No, è privacy. Mi sono messa a nudo anch'io. No, è privacy, non si dice. Però è stata simpatica, ha fatto ridere tutta la classe. Di gravidanza, no, è di gravità. Tra l'altro parliamo un pochettino di questa accelerazione di gravità, altrimenti uno non capisce. Però è vero, perché se ci pensi, no, le persone che sono incinte, gli anziani, no? Il modo che hanno di dire, dice, è gravita. Dice, sì, ma non perché... Ma no, perché è sbagliato. Ma perché si utilizza questo aggettivo? In dialetto ci confonde, perché la gravità in scienza è una cosa, e no, è grave nel senso che è incinta, si dice incinta, che poi incinta potrebbe anche significare la cinta dei panni, quindi ha bisogno di una cinta più grande, no? Una donna incinta, quindi la parte dei pantaloni. Ora, potete essere curiosi e cercare anche... L'ho cercato pure io, ma dice incinta vuol dire incinta. Che aspetta? Che aspetta? Ero curiosa anche io di sapere perché si dicesse incinta. Va bene. Quindi dal latino forse aspettare. Ah, non lo so il latino. Incintos. Boh. Vediamo comunque di proseguire in questa domanda. Accelerazione dovrebbe essere uguale in entrambi i modi. Per curiosità andiamo a cercare nella lingua italiana, anche perché l'altra volta l'ho scritto con due L e c'era un errore nella digitazione, quindi accelerazione o accelerazione, è importante saper scrivere bene. Adesso l'ho scritto con due L. Accelerazione sinonimi, accelerare o accelerare nella grammatica italiana? Vediamo subito. Quando avevo due L. La forma corretta è accelerare. Il verbo deriva infatti dall'aggettivo celere, veloce, che significa veloce. La diffusione dell'errato raddoppiamento, quindi accelerare con due L, no, con due C, accelerare, si deve probabilmente a un modello di altri vocaboli che nel passaggio dal latino all'italiano hanno dato esiti diversi. La forma corretta quindi è accelerare con una L sola. Siccome accelerare, una persona che sta accelerata. Mm-hmm. No? Siamo stati abituati a dirlo con due L, ma... che fa tutto, tu. Allora, mettiamo due L pure ad accelerazione, quindi... Allora, questa gravità, invece che far andare gli oggetti, farle cadere allo stessa velocità, è un qualcosa che fa cambiare la velocità degli oggetti man mano che aumenta la caduta. Cioè significa che questa piccola pallina di carta, guardate un po', già si vede da qua, da 1,093 m, ma da 2 metri è 1,35 s. Sì, perché gli aumenta la distanza. Sì, però quello che vi voglio dire è questo, è che mentre nella distanza di un metro ci ha messo 0,93 secondi, uno si aspetta che se la velocità sia la stessa, a 2 metri i secondi impiegati devono essere il doppio.
Quindi uno si aspetta di fare 0,93 secondi più 0,93 secondi. 9 più 9, 18. A 2 metri. 186. Quindi, quindi un secondo e 86 centesimi. Però la realtà ci fa vedere che è un secondo e 35. Mm. Quindi questa accelerazione significa, guardate che più metri si va in alto e più il tempo, invece che mantenere la stessa periodicità, il tempo diminuisce, capito? Quindi a 3 metri magari non avrò 1,35 più 0,93, quindi 9 più 3, 12, quindi no, scusate, 9 più 3, 12, quindi 2 e 18, ma magari avrò di meno. Accelerare significa far aumentare la velocità man mano che si cade. Questa è la formula usata da Galileo. Vediamo se funziona, cioè se il nostro calcolo rispecchia la formula. Al posto della H ci si mette il numero che abbiamo trovato. Invece al posto della G ci si mette sempre questo valore, imparatelo. 9,8, oppure se volete essere più precisi, 9,81 metri su secondo quadrati. Così si misura un'accelerazione. Per adesso imparate, cioè, a usare questo numero, poi scopriremo in scienze perché così. Lo scopriremo solo vivendo. Anche se adesso un po' paura. Mm. Bene, allora, al posto di G 9,81, al posto di H 1, facciamo la prima prova. 2 per 1 diviso 9,81. Il procedimento che vi faccio vedere con la calcolatrice è quello in cui utilizziamo una calcolatrice vecchio tipo, cioè non quello che ha la possibilità di mettere la radice e poi di scrivere. Questa per esempio è una calcolatrice vecchio tipo, perché se io spingo il tasto di radice non appare nulla. Voi seguite questo procedimento anche se la vostra calcolatrice è moderna e quindi potrebbe utilizzare simboli di radice. Vedete la calcolatrice che trovate nelle cartolerie, no, nel cellulare. Il cellulare serve per chiamare e rispondere e chattare. Ma quella delle calcolatrice normale. Certo. Qui c'è la calcolatrice normale, eccola qua. Facciamola vedere. Cioè, guardate le gambe. Eccola. Questa è una calcolatrice che non manda i messaggi. Allora, è giusto. E tra l'altro quella è una calcolatrice vecchio tipo. Mm. Perché se spingete il tasto della radice... Allora facciamo di là. L'ho spinto pure a prenderlo. Eccolo qua, no? Se spingo il tasto della radice non appare nulla. No. Invece, nelle calcolatrici moderne, se si spinge il tasto di radice, appare la radice. Voi fate finta... Cioè, se non sapete utilizzare quella moderna, fate finta di avere questa. Seguite il procedimento che vi dico. Allora, prima si fanno le operazioni dentro la radice. Quindi si fa 2 per 1 diviso 9,81. Che fa 0,20, perché c'è il 3, quindi approssimando rimane 20. La radice si riscrive e ci si mette all'interno 0,20. Questo numero, o meglio la sua approssimazione, 0,20 radice, 0,44. 45. Esatto, è un 45 perché dopo l'ultimo, il secondo 4 c'è il 7, quindi si sale di un'unità. 0,45 secondi. Noi abbiamo addirittura sbagliato del doppio. Non ha sbagliato Galileo. Galileo l'ha provato, diciamo, più volte, e questa formula è stata verificata anche dagli scienziati. Noi abbiamo sbagliato del doppio per vari motivi, forse. Forse perché la pallina di carta è stata frenata dall'aria. Se avessimo utilizzato un oggetto più, diciamo, aereo, che toglie l'attrito dell'aria, sarebbe caduto
più velocemente. Oppure sono stato lento io nel spingere il cronometro. E questo ci sta pure. La misura giusta, cioè quella che dice Galileo, è questa. Noi abbiamo commesso degli errori di misura e poi uno può giustificarli. Ho commesso l'errore perché ho usato la carta che viene frenata dall'aria. Oppure sono stato lento nel spingere il cronometro. Vediamo anche l'altra, cioè al posto di H devo metterci 2 metri. Metri. Allora, sempre la stessa formula di Galileo, il tempo è uguale al rapporto, alla radice del rapporto tra il doppio dell'altezza e l'accelerazione di gravità. Al posto di H inserisco il 2, al posto di G 9,81. Radice di 2 per 2 diviso 9,81. Ora, anche noi qui stiamo commettendo degli errori perché approssimiamo. Quindi un po' l'errore della calcolatrice, un po' l'errore nel metodo. Adesso facciamo la radice di 0,41, 0,64. Vedete? L'errore commesso dal vivo è stato di 1,35 secondi. A questo punto, cioè rispetto a 0,60, ancora il doppio, stato il doppio dell'errore. Ora, io rifarei l'esperimento, quantomeno, anche se il video poi si allunga, ma voglio vedere se usando un oggetto un po' più compatto, tipo una gomma o una penna, non ci metto 0,93 secondi. Allora, vediamo un poco. Ritorniamo nella modalità orologio, cronometro, e proviamo, sempre con l'aiuto della regia, a far cadere da un metro qualcos'altro. Questa penna, una gomma, un tappo, il tappo della penna. Il tappo della penna. 100 centimetri uguale un metro. Ma il tappo è piccolino. Però un po' più, diciamo che l'aria non lo frena. Secondo me. Allora, mi metto a distanza per rifare l'esperimento. Forse il metro dovrebbe anche essere steso meglio. Un po' più steso. In modo, esatto, in modo da avere, perché se viene piegato anche quello è un errore. Allora, pronti, partenza, via! Molto meglio. 0,75. Prima c'era 0,93. Molto meglio. Ok. Va bene, a 0. A 2 metri. Facciamo cadere il portone a 2 metri. Il portone della casa. Sì, ma della sera casa. Non rientra nella casa. Oh, Gesù mio! Eccoci, nonostante il mal di schiena ce la facciamo. Allora, a 2 metri, il metro chiaramente, vedete, lo dovete stendere perché 2 metri è bello alto. Bello almeno 2 metri. Allora, pronti, partenza, via! L'ho stoppato tardi, ho sentito, l'ho visto tardi cadere, 1,55, vedete? Però sempre meglio di prima che era 1,35. No, 50, no, ci ho messo di più di prima, sono stato lento. Allora, riproviamo. Adesso per abbassarci. Hop! Allora, questo è il video che ha richiesto più fatica e anche delle cose di... Allora.
più in alto si va, meglio è. Ah, un po' più basso. Allora, pronti? Partenza. Via. .097. Molto meglio. 0,97 invece che lo 0,64. Molto bene. Adesso i conti, l'esperimento è andato molto meglio. Okay. Ha quasi in qualche modo equiparato i calcoli di Galileo. Okay. Va bene, Galileo, oggi è tutto. Galileo, Galileo Figaro.